Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max che oggi vi parla come al solito dal mio giardinetto, dal mio cortile. Oggi sono fuori all'aperto, una bella giornata e di Kigamboni, vivo nella zona a sud di Dar es Salaam che si chiama Kigamboni, sono a 10 minuti dal mare e ho scelto questa zona qui perché è una zona in un villaggio ancora tipico, diciamo così, no? Tradizionale tanzaniano, però siamo anche vicini alla città. Più tardi vado a pranzo con degli amici e poi dopo, infatti, vado a fare un po' di spesa a Masaki, dove è una zona residenziale di Dar es Salaam, dove ci sono tutte le ambasciate, i consolati, insomma, un po' l'area più ricca, e dove c'è questo supermercato dove si trova un po' di tutto, anche prodotti italiani. Quindi ogni tanto faccio una capatina là per comprare le mie cose. Va bene, allora oggi è sabato, parliamo come al solito di oro. Faccio insomma, una cosa così velocissima. Ieri addirittura era 59 mila dollari al chilo, quindi ha perso un po' di potere di acquisto. Questo noi abbiamo capito. Pensiamo sia dovuto al fatto che le banche centrali ultimamente stanno comprando oro e quindi automaticamente, siccome il prezzo dell'oro è definito 2 volte al giorno nella City di Londra, ovviamente chi controlla l'oro controlla anche le banche, insomma è un giochino che loro si fanno in famiglia. Però quindi è un momento ottimo per comprare oro, ovviamente essendo sotto 60, l'investimento direi è quasi certo. Coloro che vogliono, magari, ecco, non hanno ancora concluso, quelli che magari chi adesso sono presenti, però mi sentono poi la registrata. Effettivamente, insomma, se uno ha una mezza intenzione, diciamo che questo è proprio il momento giusto. Va bene? Allora, io lascio la parola adesso al dottor Manca per un consueto aggiornamento e poi dopo ritorniamo alle nostre cose. Prego, Walter. Grazie Max, buongiorno a tutti anche da parte mia. In una bella giornata di sole a Bolzano, vi saluto da qua. Allora, sull'andamento dell'oro, come ha detto giustamente Max, in questo momento c'è un trend ribassista e gli analisti, in effetti, a conclusione della settimana hanno confermato che il superamento del supporto, quello che dicevo la settimana scorsa, chiamiamolo psicologico, che però in questo caso di psicologico non ha niente, dei 1900 dollari l'oncia ed è stato superato in discesa, si può aprire una fase ribassista. Ovviamente gli analisti fanno le analisi sulla base di una valutazione sana del mercato e non quello che è effettivamente il mercato dell'oro, perché l'osservazione di Max è più che corretta. Con le banche che stanno comprando, e ci sono stati veramente i massimi di acquisti da parte delle banche in questi ultimi mesi, il prezzo, quindi sulla base di una domanda aumentata, avrebbe dovuto salire, e invece no, è rimasto basso, se non addirittura sceso, perché è pilotato. Purtroppo questo è un dato di fatto, ma sulla base di questo dato di fatto vale la pena essere osservatori attenti e quindi andarselo a sfruttare, utilizzando le conoscenze che si hanno. Quindi approfittiamo anche noi, per quanto possibile ovviamente, di questo trend ribassista per acquistare a prezzi più vantaggiosi anche noi e non solo le banche. Per il resto, fatemi vedere, non mi pare ci siano. Ah no, forse c'è qualcuno di nuovo per cui do una breve carrellata di quello che faccio io. Io mi occupo di fornire l'assistenza a tutti i clienti in Italia di Aovesta. Aovesta è un'azienda germanica con sede a Holzkirchen, che è 25 km a sud di Monaco di Baviera, che
che dal 2009 ha pensato di rendere accessibile a tutti la possibilità di acquistare oro fisico, non certificati rappresentativi, non titoli che abbiano in qualche modo qualche riferimento agli indici dell'oro, che però non hanno assolutamente una base concreta e solida come l'oro fisico. Materiale proprio, è quello che propone a Ovesta e lo propone a tutti perché nelle formule che ha previsto ci sono tre piani di risparmio in oro, piani di accumulo chiamiamoli, e un acquisto chiamato una tantum per chi dispone già di somme più importanti. L'acquisto una tantum è la Royal Class, la tariffa Royal Class, dove è previsto l'importo minimo di 50.000 euro. Noi sappiamo, e oramai l'abbiamo verificato abbondantemente sul campo, che vengono accettati anche importi più bassi. Ma di questo, ovviamente, qualora ci sia una persona interessata, si fanno due chiacchiere, una consulenza gratuita, come sempre, per verificare se rientra, se può entrare in questa categoria oppure un piano di accumulo. I piani di accumulo sono di tre livelli a seconda dell'obiettivo che il cliente si pone, che per orientarci sono 10.000, 20.000 e 30.000 euro come controvalore che si vuole raggiungere. Pensate che la tariffa più piccola, la Smart, può iniziare con acquisti periodici da 25 euro. E se pensate che questi 25 euro possono essere suddivisi fra oro, argento, platino e palladio, capite subito che Ovesta ha un sistema di gestione delle frazioni di grammo dei vari metalli che è veramente eccezionale, credo sia unico. In effetti non ho trovati altri che offrano delle soluzioni così. Quindi con 25 euro, diciamo al mese, chiunque può iniziare a farsi un piano di accumulo in metalli preziosi. Le altre due rate minime sono 50 e 100 euro, quindi comunque sia nulla di eccessivamente impegnativo. La cosa molto particolare e piacevole che offre Ovesta è la massima libertà per quanto riguarda la flessibilità, cioè ognuno è libero di acquistare quando vuole, vendere quando vuole, farsi consegnare i lingotti nella pezzatura che preferisce, per cui il tutto in massima libertà, non ci sono scadenze, non ci sono obblighi e ognuno può regolarsi sulla base delle proprie esigenze, ovviamente senza andare ad incidere magari con questo tipo di, chiamiamolo, investimento rispetto al proprio tenore di vita, non deve limitarsi e può gestire solo con la massima libertà. Ecco, ovviamente per domande sono volentieri a disposizione e ripeto, la consulenza per quanto riguarda Ovesta è assolutamente gratuita. Ecco, io concluderei qui, Max, e ti lascio la parola. Mi Se valte, ci sono domande, ovviamente. c'ho un paio di domande io per te. La prima domanda è: quanto costa aprire un conto quando si apre il conto a maggio, no? Con Avesta? Allora, l'apertura del conto del deposito, per quanto riguarda la Royal Class, cioè quella tariffa di cui parlavo prima, una tantum, lì non ci sono costi di apertura. I piani di accumulo, avendo una gestione leggermente più complicata e più impegnativa, hanno dei costi a seconda degli obiettivi che i clienti si pongono. Quindi la Smart, che è la tariffa piccola, a 750 euro di costo, la business, che è l'intermedia, 1.500, e la premium, che è quella fino a 30.000, a 2.250 euro di costo di apertura. C'è da dire che a Ovesta questo costo di apertura permette di farlo recuperare ai clienti. E come lo recuperano? Man mano che acquistano. Su ogni acquisto viene aggiunto un 5%, cosiddetto bonus, con il quale
possono recuperare interamente i 2250 nel caso della premium. Nel caso della business, questo bonus è del 2,5% su ogni acquisto, mentre per la Smart i 750 non prevedono bonus. C'è però la possibilità per chi volesse iniziare con la Smart, quindi con i 750 euro, c'è la possibilità in qualsiasi momento di fare l'upgrade a una delle due tariffe successive e da quel momento, una volta pagato questo costo di apertura, che si chiama aggio in termini tecnici usati da Auvesta, una volta fatto questo upgrade, pagato l'aggio, inizia a ricevere comunque il bonus su tutto l'importo, quindi anche qui massima flessibilità. Allora, un'altra domanda: è possibile passare da piano d'accumulo ad una Royal Class? E quale sarebbe poi il vantaggio se uno lo fa? Allora, non è possibile passare da un piano di accumulo alla tariffa una tantum. Perché sono proprio due piani tariffari diversi. Il vantaggio della tariffa Royal Class, oltre ovviamente un prezzo al grammo più vantaggioso, e questo non l'ho detto, ma ovviamente anche per le altre tre tariffe, oltre ad avere il costo di apertura diverso, l'obiettivo diverso, il bonus diverso, hanno anche un prezzo diverso i piani di accumulo, cioè la Smart, cioè per chi acquista e ha come obiettivo un quantitativo limitato, avrà un prezzo leggermente più alto. Se fa la business, il prezzo è più vantaggioso, la Premium ancora più vantaggioso. E come ripeto, la Royal Class è la tariffa più vantaggiosa in assoluto. Non solo questo, i piani di accumulo hanno, come dicevo prima, una gestione anche delle frazioni di grammo, che è comunque più impegnativa, per cui anche i costi del deposito sono leggermente più alti. Sono molto contenuti, ma sono più alti rispetto alla Royal Class, e precisamente lo 0,08% mensile sul depositato nei piani di accumulo, mentre nella Royal Class è lo 0,025% mensile sul depositato. Walter, Sì? Dimmi, scusami, posso una domanda? Dai, dimmi. fai la domanda, Stefano, non ti preoccupare, Allora, non bisogna ascoltami un attimo. Se uno, ad esempio, apre un conto Ovesta con te direttamente, o lo apre direttamente con Ovesta, il costo è differente o è lo stesso? Il costo è lo stesso, ma per un semplice motivo, perché per scelta commerciale non è possibile aprire un conto direttamente da Ovesta, deve essere fatto attraverso Tramite l'intermediario. un intermediario, esatto. Ok. Quindi, Grazie per la poi risposta. non è l'apertura del conto in sé, perché anche questo va specificato. Il promotore di Ovesta, l'incaricato, non vende assolutamente niente, non fa contratti, non fa niente. Segnala ad Ovesta i dati del cliente interessato all'apertura di un deposito e a quale deposito è interessato. Con questa segnalazione ad Ovesta, Ovesta direttamente si mette in contatto tramite email con il cliente interessato e gli manda la proposta di apertura del deposito. Quindi da quel momento, dopo la segnalazione, il rapporto è diretto tra Ovesta e il cliente, come peraltro credo sia anche giusto che sia. Quindi, Quindi perdonami, in pratica tu fai solo da intermediario tra Ovesta e il cliente. Stop. esatto, Giusto. segnalatore, Okay. come tutti gli Segnalatore. altri segnalatori. Beh, ho In usato il più. termine improprio intermediario, però più o meno si capiva. Grazie. Sì, quello. Grazie Prego. mille. Prego. Allora. Un'altra domanda, Walter. Scusa, oggi faccio un po' l'avvocato del diavolo, eh? Di pazienza. Giusto. Allora, Vai, tranquillo. dimmi una buona ragione, o più di una, se ne hai più di una, per quale ragione uno dovrebbe aprire e scegliere Ovesta piuttosto di un'altra azienda?
Allora, stai chiedendo all'oste se il suo vino è buono, ma ci sta. Allora, io ho conosciuto Ovesta nel 2013 e Ovesta già operava in Italia tramite una rete di segnalatori e quando mi è stata presentata, pur conoscendo le proprietà e le qualità dell'oro, il fatto che sia un bene rifugio, il fatto che protegga dall'inflazione, tutte le cose che tutti noi credo sappiamo o perlomeno abbiamo sentito in più di un'occasione, nonostante ciò non avevo la voglia inizialmente neanche di approfondire la conoscenza. Perché ero, al di là dei 28 anni di banca che mi avevano in qualche modo condizionato la mente, ma non avevo voglia di approfondire. Come se tutto il resto che viene offerto dalla banca a livello di investimenti o comunque chiamiamole attività che dovrebbero accrescere o quantomeno proteggere il patrimonio, abituato a quei servizi, a quei prodotti, non mi ponevo neanche la domanda di che cosa potesse esserci di utile nell'oro. Per cui ho avuto la fortuna però di superare l'indifferenza o la superficialità iniziale, facendo, perché mi è stato chiesto di fare da interprete tra l'azienda che gestiva la rete in Italia e la casa madre, perché io sono di Bolzano, so il tedesco e questo invece non conosceva il tedesco e quello che di solito gli faceva da interprete era in ferie, quindi agosto 2013 mi ha chiesto se lo potevo accompagnare a Holzkirchen, cosa che ho fatto, ma più a livello di attività professionale, non di curiosità mia. Però con quell'occasione ho iniziato a conoscere i vertici dell'azienda, la struttura dell'azienda, come si è organizzata e devo dire che sono quelle cose nate lentamente ma che mi hanno suscitato interesse crescente. Poi nella collaborazione, visto che ero poi alla fine io l'interfaccia tra questa azienda e la casa madre e Ovesta, in questo periodo è capitato che succedessero delle problematiche a clienti che dovevamo risolvere e ho avuto fin da subito l'esatta percezione della disponibilità, della serietà di questa azienda. E dell'affidabilità. Per cui la mia fiducia non è stato un amore a prima vista, ma è maturato proprio con la conoscenza, per cui mi sento anche un privilegiato da questo punto di vista. E la cosa che in questi anni mi fa pensare che veramente dovremmo cercare tutti quanti di cambiare un attimino il punto di vista, perché il nostro punto di vista è condizionato da quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, quindi uno strapotere delle banche anche a livello di immagine, se si pensa alla serietà, alla sicurezza, si pensa alla banca. Ahimè, dopo 28 anni di banca e dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, so benissimo, come credo tutti voi, che tutta questa sicurezza e questa affidabilità non ci sia, anzi, che siano strumenti utilizzati per altri fini che non sono certamente quelli di aiutare i clienti, è anche una consapevolezza che abbiamo. Per cui aspetti della quotidianità, vi faccio un esempio, da sempre quando nasce un nipotino, non dico un figlio, ma un nipotino almeno, i nonni cosa facevano? Il libretto postale, il libretto di risparmio in banca. E ogni mese magari facevano dei versamenti, poi se c'erano regali in denaro a compleanni, battesimi e cose varie, i genitori li mettevano o i nonni direttamente su questi libretti per pensare al futuro di questi bimbi.
se consideriamo l'inflazione che c'è, questi soldi, pur continuando a versarli, sono destinati a diminuire nel loro potere d'acquisto. Una cosa fatta soprattutto su un lungo termine come quello che si può ipotizzare così in un bambino, dovrebbe far sì che chiunque di noi, sapendo che può partire veramente da un versamento minimo, dovrebbe fare il ragionamento per i bambini in questo senso, cioè gli mettiamo da parte dell'oro e sicuramente non sbagliamo, c'è qualcosa che gli rimane e sicuramente avranno un qualcosa che li ha protetti dall'inflazione nel tempo ed è un risparmio che gli tornerà utile. Questo è un primo ragionamento, ma un secondo ragionamento invece riguarda già chi inizia l'attività lavorativa. Con le prospettive di pensione che abbiamo, non potremo mai sperare di mantenere il tenore di vita, perché il trend qual è? Che uno inizia a lavorare, guadagna poco, man mano che va avanti nella carriera lavorativa e si avvicina alla pensione, aumenta il proprio guadagno. Una volta c'era un sistema retributivo per il quale si andava in pensione con l'ultimo stipendio, per cui di fatto si manteneva e si poteva mantenere il tenore di vita anche andando in pensione. Oggi come oggi, assolutamente questo tenore di vita non è possibile, mantenere lo stesso tenore di vita, e anzi andando avanti nel tempo sarà sempre più difficile. In questo scenario, il fatto di farsi un accantonamento mensile per i fatti propri che vada poi un domani a integrare la pensione, avendo mantenuto il potere d'acquisto se non accresciuto, sarebbe un ragionamento logico che dovrebbe coinvolgere tutti. Purtroppo mi rendo conto che soltanto persone, con una mente un po' più aperta riescono a mettere a fuoco questi aspetti e quindi a farlo. Ma è ancora, perlomeno per quanto riguarda l'Italia, un tipo di ragionamento non usuale, diciamo così. E vi dico per conoscenza diretta che in Germania invece è da anni che l'accumulo nei piani di metalli preziosi è diffuso ma molto 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 di più rispetto all'Italia. Quindi lì è una gestione diversa, ma è una gestione diversa anche dal punto di vista fiscale. In Italia c'è la tendenza a tirar fuori soldi da tutto, quindi dalla casa viene tassata, la macchina viene tassata direttamente e indirettamente, vedi i costi delle accise sulla benzina e sui carburanti. E tutte queste cose ci sono. In Germania, sull'oro, anche se uno vende e fa una plusvalenza, su quella plusvalenza dovrà pagarci il 26% attualmente, che è il capital gain. In Germania, se uno lo fa a livello speculativo e quindi l'oro lo acquista e lo vende nell'arco breve di un anno, lì deve pagare la plusvalenza, la tassa sulla plusvalenza. Ma se invece lo detiene per almeno un anno, decorso l'anno non paga più tasse, può fare anche il 200% in più che non viene tassato niente. Quindi è proprio un approccio anche dal punto di vista della pressione fiscale diverso che c'è in Germania. E forse anche per questo viene diffuso, è più diffuso il concetto di farsi un piano di accumulo in oro. Ed è una cosa molto più conosciuta. In Italia se ne parla, ma se ne parla poco. Per cui ecco perché l'idea dei promotori, dei segnalatori, è un'idea che trovo interessante e utile dal punto di vista della formazione finanziaria delle persone. Ed ecco perché lo faccio volentieri già da anni. Ecco, quindi Walter, in conclusione, no? Qual è il plus che offre un Vesta o se ne ha più di uno, velocemente? Ne ha sicuramente più di uno,
Io ho visto diverse e più passano gli anni e più aziende si sono adeguate a questo schema, cioè di permettere l'acquisto rateale. Avesta lo fa da tanto tempo e non ho trovato finora nessun concorrente che abbia la capacità di gestire versamenti minimi da 25 euro ripartiti su quattro metalli preziosi, quindi al decimillesimo di grammo, un software avanzatissimo e gestito benissimo. La sicurezza sicuramente, ma quello sui plus di Aovesta li vediamo anche riconosciuti a livello di pubblicazioni. In Germania, ripeto, è molto più diffusa come attività quella del commercio di metalli preziosi e della proposizione di piani di accumulo. E Aovesta è pluripremiata da Focus Money, c'è cioè Handelsblatt, lo trovate nel sito di Aovesta. Handelsblatt è l'equivalente del Sole 24 Ore in Italia, che l'ha premiata come la migliore azienda per le offerte online di piani di accumulo in metalli preziosi. Ma il plus assoluto che ha Aovesta rispetto a qualsiasi altra azienda è la sicurezza dello stoccaggio. Aovesta, l'oro dei suoi clienti, lo deposita nei depositi della Brinks. La Brinks è l'azienda numero uno al mondo per sicurezza e per affidabilità dei depositi. Tant'è che alcuni stati, alcune banche centrali, parte del loro oro lo hanno affidato alla Brinks per i depositi di massima sicurezza. Questa è una scelta che ha fatto Aovesta nel 2015 per rientrare nello standard qualitativo più alto a livello di oro, che è lo standard Good Delivery. E c'è tutto il passaggio, cioè good delivery sono i lingotti per intenderci delle riserve auree delle banche, proprio quelli che vedete nei caveau delle banche sono lingotti good delivery. Per essere good delivery devono essere fusi da una raffineria che abbia l'accreditamento a questo standard, trasportati da una ditta che abbia l'accreditamento a questo standard, e depositati in depositi che abbiano il riconoscimento dello standard Good Delivery. Tutto questo, a tutto questo, Aovesta ha aggiunto il fatto di essere lei stessa, come commerciante, riconosciuta nello standard Good Delivery. Quindi è il plus assoluto maggiore che si possa sperare. E ripeto, per me personalmente che l'ho conosciuta, il plus è la serietà, disponibilità e elasticità di questa azienda, che non si trova molto frequentemente. Posso dirne un altro? Che in effetti forse non è da sottovalutare. Allora, parli. Aovesta offre un'assistenza ai clienti, che rappresento. È rappresentata da me questa assistenza che finora ha dato riscontri positivissimi sempre e anche tempestivi sempre. Ecco, credo di aver detto tutto. Allora, sì, vorrei aggiungere due cose. Dunque, la prima è che anche se non si può dire in diretta, io lo spiego nelle integrazioni 1 e 2 che ho postato diverse volte sul canale. Se qualcuno è interessato, io ho elaborato, diciamo, altri due documenti, in particolare il primo che si chiama Integrazione 1, integrazione a che cosa? Ai report che io ho, che potete leggere sul mio sito a menteaperta.net, dove ho fatto un po' la storia dell'oro in sintesi, naturalmente. E in quel documento lì si capisce che Aovesta è configurata e che lavora in una certa maniera molto particolare. Quindi, oltre al discorso della sicurezza in un caveau ovviamente di super sicurezza come quello della Brinks ed altri, c'è anche questa ulteriore, diciamo, garanzia. Per cui l'oro che noi depositiamo attraverso Aovesta all'interno di questi caveau diventa intoccabile.
da qualsiasi, non c'è polizia al mondo, né FBI, né Interpol, nessuno che può entrare all'interno di quei cavo lì. Questo naturalmente fa un attimino lievitare anche i costi di Ovest, ovviamente, perché c'è un'ulteriore, come se fosse un'ulteriore assicurazione. Come sapete, no? Quando si fa un'assicurazione, si può fare in tante maniere, ecco, un'ulteriore assicurazione che ha un costo per Ovesta, e questo incide, per quello che posso aver capito io, per l'1,5-2%. Benissimo. Allora, a questo punto, il secondo punto che volevo appunto dire è quello relativo all'assistenza. Uno dei punti di forza di Ovesta, per quello almeno che mi riguarda, è un po' come noi abbiamo organizzato tutto questo lavoro di collaborazione con Walter. E per quello che posso aver capito io, noi siamo stati anche gli unici a farlo, perché non dimentichiamoci che noi non siamo stati i primi, no, a organizzare questo tipo di presentazione qua. Precedentemente c'è stato un gruppo, ci sono state delle persone che hanno provato e per certi aspetti hanno fallito. Ora io non so per quale ragione non sono riusciti, insomma, a me, però io che sono appena arrivato, sono rientrato quest'anno subito nei primi 20 promotori di Ovesta al mondo e loro dopo tanti anni non sono nemmeno 19esimi, non sono nemmeno 20esimi, e questo naturalmente dimostra e a conferma del buon lavoro che abbiamo fatto con Walter fino a questo momento. Ricordo che sono stato invitato da Ovesta il 19-20 di ottobre, andrò a Monaco, cioè organizzano un evento nel quale appunto hanno invitato, ci sarà una piccola cerimonia, no? Una piccola premiazione, sai, quelle solite cose che danno, però naturalmente è questa un'operazione anche delle pubbliche relazioni, mi permetterà di conoscere il boss dei boss di Ovesta, con il quale sono più volte entrato in contrasto, perché in maniera molto così, io ho un uomo di marketing, lui è un conservatore di quelli super conservatori, ed è chiaro che abbiamo visioni un pochino diverse, no? Comunque, non ci sono problemi, assolutamente. E poi conoscerò, insomma, i responsabili del marketing, eccetera, eccetera. Quindi sarà sicuramente un'esperienza alla quale non voglio assolutamente mancare. Quindi direi che per quello che mi riguarda, siccome è un pochino il mio lavoro, penso di poter dire che il servizio che diamo noi, che non è solo finalizzato alla promozione dell'oro, perché come sapete poi io cerco di spaziare, ora poi ci si arriva, cerco di spaziare anche su altri aspetti della finanza che sono comunque importanti e che per certi aspetti, per come credo li tratto io, non li trovate così in maniera molto approfondita in rete. Ci sono qualcuno che magari può dirvi delle cose, però sono sempre un po' di parte, sempre un po' interessati. Io, ecco, se posso dire una cosa, non mi piace molto parlare di me e del mio lavoro, però quello che cerco di fare è quello di andare al sodo, no? Di non dover rendere conto a niente a nessuno, io faccio le mie ricerche, i miei approfondimenti e poi vi dico quello che penso. Vi lascio ovviamente la libertà di comprare l'oro e di fare tutte le cose che volete, se volete affidarvi a Ovesta, ovviamente meglio, se no lo stesso, la mia vita per fortuna non cambia. L'importante è che io devo ringraziare in questo caso Telegram e tutti coloro che mi danno la possibilità, diciamo così, di parlare, di esprimermi, perché per me questa è un po' anche una missione. Chi mi conosce come autore, ho scritto la trilogia sul nuovo ordine mondiale, sto ancora lavorando adesso su un altro documento molto importante. Ecco, ognuno dovrebbe cercare di dare il proprio contributo in relazione alle conoscenze che ha. Il condizionale, teniamo sempre presente, è d'obbligo, no? Perché la certezza assoluta, soprattutto sui fatti storici, non esiste. Ecco, ci sono aspetti che possono essere interessanti, uno può essere più veritiero, l'altro può essere veritiero, un po' meno veritiero. Però, per esempio, io sto lavorando adesso su un progetto di cui parlerò in futuro, ci sto ancora lavorando, che riguarda appunto la BIS, che è la banca delle banche, no? A Basilea. In relazione a un altro documento che ho scoperto in rete, scusate, secondo i quali, ho trovato anche altri documenti, secondo i quali, per esempio,
la storia della prima, ma soprattutto della seconda guerra mondiale andrebbe completamente riscritta. Perché quello che ci hanno detto fino adesso, che sono nozioni ormai comuni che dovremmo sapere tutti, o non sono vere o sono false, non sono completamente vere o sono false. E questo succede purtroppo, purtroppo, quasi in tutti gli aspetti della nostra vita. Ecco, quindi quando io personalmente trovo qualcuno, sono sempre attratto da quelle persone che mi fanno un'analisi di quello che vedono di fronte agli occhi, mi analizzano nei dettagli un quadro di Van Gogh, e però io sono subito portato ad andare a vedere quello che c'è dietro al quadro. E non prendo mai niente per buono, perché purtroppo questo è l'atteggiamento assertivo, un po' sveglio, diciamo sì, di critica. Socrate ci ha detto questa cosa 3500 anni fa, però poi noi ce la siamo scordati. Quindi l'atteggiamento deve essere sempre positivo, ma allo stesso tempo anche sempre di analisi, di approfondimento. Purtroppo la vita, come vedete, ci tiene sempre occupati. E purtroppo non c'è più tempo di approfondire le cose. Quindi io ringrazio anche il fatto che, per esempio, sono adesso ritirato in Tanzania. Ringrazio anche la pandemia, perché in un certo senso, nella disgrazia, mi ha dato la possibilità di fare ulteriori studi, di scrivere la trilogia, di capire tante altre cose. E questo purtroppo, anche se prende tempo e tanta fatica, anche, soprattutto mentale, è l'unica via da seguire, perché se loro poi possono andare avanti e fare tutto quello che vogliono, è perché loro hanno questo grande vantaggio, che loro hanno la conoscenza e noi no. Ecco. Quindi tutto questo lavoro che sto facendo io sull'oro non è per vendervi niente, è semplicemente per darvi tutte quelle informazioni che io ritengo siano necessarie per poi acquistare l'oro dove lo volete acquistare. Quindi, per concludere, uno dei grandi plus, quello che posso dire io, che offriamo in questo momento, che Auvesta offre tramite noi, è proprio il servizio al cliente. Perché voi, se visitate altri siti, se contattate altre aziende, il prezzo è migliore, però ogni volta o dovete scrivere, 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 poi vi rispondono, chiedete una cosa e poi ve ne rispondono un'altra, perché l'ho fatta anch'io, le faccio anch'io queste cose qui. Ho contattato almeno 4-5 siti, ho aperto almeno 4-5 account con aziende, diciamo così, della concorrenza, perché lavorando nel marketing so che è molto importante lo studio della concorrenza, perché in genere le aziende non fanno e non mettono in condizione, in questo caso, la gente di fare, va bene? Quindi mi sono messo lì e ho scoperto cose interessanti. Ho scoperto che la qualità del servizio che offriamo noi, loro non la offrono, perché noi siamo bene o male a disposizione 24 ore al giorno, a qualsiasi momento, e in un tempo ragionevole, se avete un problema, si risolve. Questo è, credo, il grande plus di Ovest, ed è questo per cui Ovest è anche un pochino più caro. Perché, come ho detto tante volte, Ovest è un po' la Mercedes del mercato. Se uno poi va a comprare una Toyota, va bene lo stesso, non ci sono problemi. Purtroppo, io purtroppo, a me va bene così, perché io quando posso, quando ho potuto in vita mia, mi sono sempre permesso delle belle macchine, però si può vivere, come vedete, io non ho la macchina qua. Si può vivere anche senza Mercedes o senza Porsche, non è la fine del mondo. Ecco, io poi non sono così attaccato ai soldi come magari lo è purtroppo molta gente, dimenticando che i soldi sono un mezzo, no? Di scambio, non sono l'obiettivo della vita. Allora, mi fermo un attimo qui per passare poi alla seconda parte. Siamo un po' in ritardo oggi sulla scaletta, però va bene lo stesso. Avete per caso domande? Non so se Walter può rimanere perché aveva da fare una commissione più tardi, ma tanto non ci sono problemi. Ecco, se avete per qualsiasi tipo di domanda, prego. Ricordo che è un momento. Prego, Stefano, prego. In realtà ne avrei una io, ma è un po' fuori argomento, però. Posso Dimmi, dimmi, dai, vai avanti, non ti preoccupare. lo stesso? Ok. Allora, perché l'altra volta in una diretta, mi pare di Flavio, credo, ho sentito una persona che è fuori dall'Italia, ok? E
E avrebbe avuto, diciamo, la cittadinanza nel giro di un mese, possibile? Secondo te? Vuoi dire la residenza, non la La cittadinanza. residenza, bravo, la residenza. Io ce l'ho in 3 giorni qua, in 1 giorno e mezzo l'ultima volta abbiamo preso la Vabbè, residenza. Tanzania tu parli, giusto? Però lui era in un altro paese che non mi ricordo qual è e l'avrebbe Ma avuto nel giro va di bene, un mese. cosa è possibilissimo, qual è il problema adesso? Perché io mi ricordavo che fosse dai 6 mesi a un anno, possibile? No, 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 la residenza no, 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 non c'entra niente, c'entra nulla. Non devi fare confusione tra Allora quella è la rifugio. cittadinanza, che è un'altra cosa. Ma no, 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 fammi finire. Allora, in linea di massima ci sono tre fasi. La prima è quella che comunemente viene chiamato visto turistico, cioè uno viene con un visa, no? Si chiama per avere un visto per spostarsi. Tante volte le nazioni hanno delle convenzioni, per esempio, se invece un tanzaniano deve venire in Italia, un africano, credo quasi tutti devono venire in Italia, devono andare all'ambasciata italiana e ottenere il visto. E tante volte, se è un visto turistico, prende un periodo di tempo, se è un visto di business, prende un altro periodo di tempo. Poi ci sono sempre magari la maniera di forzarli un po' le cose, però sono cose molto burocratiche. Visto turistico, in linea di massima, arrivi anche qua, ti danno 3 mesi, puoi stare 3 mesi, poi il visto scade, ritorni a casa, ne chiedi un altro, eccetera. E questo in linea di massima succede così in tutto il mondo. Poi, se ti vuoi andare a vivere in un paese, hai bisogno di una residenza, hai bisogno di un visto che ti permette di rimanere un periodo superiore ai 3 mesi. Allora, ci sono tante tipologie di visti, anche in America io ci sono passato, no? Come sono andato, c'è il B1, c'è il B2. C'è l'L1, c'è l'L2 quando lavori per un'azienda, c'è il visto investor che ho preso io, E1, E2, eccetera, eccetera, e ci sono tante possibilità. Allora, a quel punto, in linea di massima, ci vuole dai, vai all'ambasciata, presenti i documenti, dipende dalla tipologia di visto, in un tempo ragionevole, per esempio, per andare in America, in un tempo ragionevole, 2 o 3 mesi, se l'avvocato non è proprio un citrullo, perché ci sono anche tanti citrulli che ti pubano un sacco di soldi e poi non ti sciò 6 mesi, ottieni il visto sempre che tu abbia tutti i requisiti, quindi soldi. Per esempio, per venire qua non serve niente di questo, grazie al rapporto che abbiamo noi con l'ambasciata, con la scusate, con l'immigrazione. Uno può ottenere un visto come pensionato con una relativa facilità. Ora non se ne può parlare perché non è questo l'argomento, te la faccio in breve. E non serve nemmeno un trasferimento di soldi, non serve niente. Serve soltanto seguire una particolare procedura. Io in 3 giorni noi possiamo ottenere un visto per pensionati che dunque ci sono due categorie, quelli che hanno compiuto 60 anni e allora la cosa è diciamo un pochino più economica e quelli che invece hanno oltre 50 anni o anche 48, c'è anche la possibilità di lavorare su questo. Naturalmente in questo caso costa un po' di più, però si può ottenere. Che è già stato fatto, si può ottenere, quindi non ci sono problemi. Poi c'è l'ultima fase, quella della cittadinanza. In questo caso, ottenere la cittadinanza non è una cosa così semplice, ci vuole degli anni, anni e anni. Tante volte ti chiedono, per esempio, 7 anni, quando ti danno la cittadinanza tanzaniana, devi rinunciare a quella italiana. Tante nazioni invece permettono la doppia cittadinanza. Gli ebrei addirittura hanno 3 cittadinanze perché possono avere passaporto ebraico se sono. Scusami, io ad esempio nel caso in cui ti stavo parlando, Fammi no? finire, Stefano, fammi finire, se no Un secondo e ti finisco, un secondo e impazzisco. finisco, un secondo e finisco. Allora, nel caso di cui ti stavo parlando, avevo sentito quella dei sessantenni. Va bene, benissimo. Allora, dicevo. Vedi, mi fai perdere il filo. Dicevo, qui ci vuole 7 anni, va bene, per esempio ci vuole 7 anni e non è assolutamente facile ottenere la cittadinanza. Per esempio, un businessman che conosco io, piuttosto famoso qui da tanti anni, eccetera, mi ha detto che quando l'ha ottenuta lui 2 anni fa, ne hanno rilasciato
rilasciate soltanto 19 a tutti gli stranieri del mondo, perché c'è una selezione qua, credo loro, molto severa. Se vai in America, stesso discorso, nel senso che anche lì devi fare tutto un curriculum particolare, devi passare attraverso la green card, che è poi la residenza ufficiale, si chiama green card in America, dopodiché puoi ottenere la cittadinanza. Io nella mia trilogia spiego che questa è l'ultima cosa che uno dovrebbe fare, secondo me, per le ragioni che spiego nella trilogia, eh? Quindi andate a leggere, se no adesso perdo troppo tempo. Dicevo degli ebrei, perché gli ebrei hanno passaporto ebraico, poi magari sono stati in Germania per tanti anni, sono tedeschi e hanno passaporto tedesco, si spostano in America, fanno la richiesta e possono ottenere anche il passaporto americano. Mi sembra che loro sono gli unici al mondo che possono avere tre tipi di passaporti, tre tipi di nazionalità. In linea di massima, massimo accettano due nazionalità, cioè sei italiano, puoi mantenere il passaporto italiano e chiedere la cittadinanza americana o viceversa, a seconda delle situazioni. Quindi sono tre passaggi ben distinti. Io è probabile che se tutto va bene, siccome ho deciso di morire in Africa, se tutto va bene, può anche darsi che se sono in una condizione anche economica per poterlo fare, richieda la cittadinanza tanzaniana perché ti dà poi tutta una serie di vantaggi. Via, ora chiudiamo qui che siamo, se no si va troppo fu fuori. Volevo iniziare la seconda. Avete altre domande? Andrò un po' di fretta perché il tempo, magari ne parliamo la prossima settimana. Nessuno che ha domande? Allora, ricordo che per ottenere la residenza qua, come pensionati, non occorre l'INPS. Eh? Non occorre l'INPS. Qui non sanno nemmeno che cos'è l'INPS. Non frega, non importa nulla. Allora, vi accenno due cose veloci, perché sono in chiusura, magari ne parliamo la prossima volta. La prima cosa è quella riguardo alla moneta digitale. La Citibank in America, una delle più grandi banche al mondo, ha annunciato 3 settimane fa, mi sembra, di avere già convertito i depositi dei clienti in token, che poi sono le monete digitali. La stessa cosa ha fatto una banca australiana. Molte banche non l'hanno ancora fatto perché vogliono seguire la procedura ufficiale per ottenere l'autorizzazione delle varie commissioni che poi sono state istituite in questa giungla, perché dovete presente che ci sono più, non lo sapevo, mi sembra, ho letto su internet, più di 20.000 già, 20.000 monete digitali, quindi potete immaginare la completa giungla, cioè è come andare, insomma, per dire, che poi si parla sempre di soldi, no? Prima le divise erano quelle, no? C'era il dollaro, l'euro, i pound, le yen, eccetera, eccetera, quelle adesso sono 20.000 raccapezzati e poi non sono garantite da niente, solo dal marketing, cioè solo dalle aziende investono per promuovere il loro prodotto, ma non sono garantite assolutamente da niente, quindi bisogna, come il Bitcoin peraltro, quindi bisogna andare veramente con il piede di piombo. E vi dico una cosa, concludo, si fa prima, senza fare tanti discorsi. Purtroppo, state bene attenti a quello che vi dico. Con il cambio da moneta tradizionale, fiat, moneta contante, eccetera, al cambio digitale, che è già, si capisce, no? Un evento di per sé molto complesso da gestire dal punto di vista tecnico, bancario, di computer, eccetera. Ed è per questo che vanno coi passi di piombo, perché si rendono conto che hanno dovuto affrontare molti più problemi di quelli che potevano pensare all'inizio, infatti sono in ritardo. Però, secondo me, si sta maturando la più grande truffa mai commessa al mondo. Perché praticamente prima avevano inventato dei soldi, sapete, originariamente i soldi erano in carta. Saranno stati pure fiat creati dal nulla o come quello ultimamente col quantity easing, che vabbè, non si capisce più niente. Però erano soldi che vedevi, ti mettevi in tasca,
ti faceva anche piacere spenderli perché ce l'avevi in mano, li avevi guadagnati, alla fine del mese andavi, ti davano i soldi, l'assegno, tutto contento, li vedevi il frutto del tuo lavoro. Adesso vedi un numero sul telefono e quello è frutto del tuo lavoro. Ora, secondo me, se la mia analisi è corretta, loro a un certo punto potrebbero, per qualsiasi scusa e qualsiasi ragione, bloccarti il conto. O dirti no, c'è la guerra con Putin e abbiamo bisogno di un 15, 20, 30%, lo prendiamo dal tuo conto, 50% dei depositi che hai. Ti difendiamo, difendiamo la tua democrazia, ma devi contribuire anche te. E te non puoi fare niente perché te lo prendono loro. Ti possono chiudere il conto per qualsiasi ragione, ma queste cose io le ho scritte nella trilogia, ma non le ho dette io. Questa cosa l'ha un po' presentata Nick Rockefeller, l'introduzione della moneta digitale collegata al chip. Quindi c'è un completo trasferimento, no, della proprietà, in questo caso, dalle mani nostre alle mani loro. Quindi loro producono, emettono un numero in un computer, ma allo stesso tempo se lo prendono con una mano e con la destra se lo riprendono con la sinistra, te lo fanno solo vedere. Quindi l'unica maniera per almeno proteggere il proprio asset è quella delle materie, diciamo, dei metalli preziosi, in questo caso si parla di oro, argento, platino e palladio. Se qualcuno vuole comprare oro sfuso, noi abbiamo concluso un contratto con la Z Metalli di Valenza Po, alla quale abbiamo chiesto di cercare di fare delle condizioni migliori possibili. Noi praticamente non ci si guadagna niente, è soltanto un servizio che ho voluto aggiungere a quello che già facciamo. Tenete presente che comunque potete comprare anche da Ovesta, andando a ritirare direttamente l'oro là, perché purtroppo per un problemi particolari Ovesta non vuole spedire moneta, vuole spedire oro qua in Italia, però possiamo andarla a ritirare, non ci sono problemi. E naturalmente il prezzo è un pochino diverso. Poi uno è a Valenza Po, quell'altro ci deve andare subito a nord della Germania, perché è questa cittadina, Liechtenstein, come si chiama, è a sud di Monaco, ci arrivate presto, Volete fare una bella gita un giorno, anche se volete investire per dire 10-15 mila o anche meno, anche 3-4 mila euro, mettete d'accordo con il dottor Manca, prendete l'appuntamento con Ovesta e vi fate una bella gita. Stessa cosa se volete fare con Valenza Po, ma non contate troppo sulle banche, perché purtroppo le banche stanno cambiando la loro natura. E io ci sto lavorando su questa cosa qui. La sto vedendo leggendo questi libri che vi ho detto. E forse ho anche capito, anche per questo vi dico di stare allerta, attenti. Poi, la seconda cosa, brevemente, che vi volevo dire è che sto lavorando a un documento. L'appunto di un documento che sarà sostanzialmente un'integrazione alla trilogia che ho scritto come possibile conclusione, è un'analisi di chi probabilmente, condizionale sempre d'obbligo, può essere dietro a Karl Schraub e a tutto questo movimento che include anche le monete digitali. Non a caso tutti questi think tank, almeno in Europa, sono in Svizzera. Il World Economic Forum è a Colonia, anche se si riuniscono come si chiama, Vaduz, no, no, Vaduz si chiama quell'altra lì, quella località alpina vicino però all'Austria. Poi c'è la BISC a Basilea. Tutti questi think tank in Europa sono molto più importanti di quello che potessi pensare, perché avendo vissuto tanti anni in America pensavo che
il dollaro e la Federal Reserve fosse il centro del mondo. No, 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 no. Sono solo agenzie. Anche se il dollaro rimarrà sempre il dollaro, almeno per un lungo periodo, eh? Quindi state attenti ai BRICS, state attenti a tutti questi che vi vendono queste novità, perché sono sempre loro, eh? Non fate illusioni. Sarà comunque digitale, che moneta digitale che funzionerà esattamente utilizzando le stesse metodologie e tecnologie che utilizzeranno le altre monete digitali. Quindi non c'è nessuna differenza. Spero, spero che, siccome l'hanno annunciato diverse volte, collegheranno la moneta digitale del BRICS all'oro o eventualmente ad altre commodity. Lo spero, ma io finché non lo vedo, e poi quando te lo dicono, poi non lo so se lo faranno. Non credo che lo faranno mai. O se lo fanno, lo fanno come esperimento. Tutti d'accordo? Perché a livello, una cosa certa che vi dico, perché ormai è certa, a livello di governatori di banche centrali, sono tutti nell'inner circle, nel circolo privato dell'elite, sono tutti amici. Non ci sono delle rivalità politiche tra il governatore della banca centrale cinese, russa e quella americana, della Federal Reserve americana, nessuna. Ogni mese si riuniscono, cenano insieme, discutono delle problematiche insieme a Basilea. E c'hanno diversi comitati, tre comitati principali che gestiscono poi tutte le varie problematiche. In teoria, secondo questa impostazione che si è data la BIS, nessuna banca dovrebbe mai fallire, neanche la banca più piccola. Quindi ci sono queste cose abbastanza strane. Perché? Perché le banche hanno anche bisogno di piangere, no? Di far vedere che ogni tanto le banche vanno fuori business, perché anche loro vanno fuori business. In teoria una banca non dovrebbe mai andare fuori. Possibile. C'ha mille forme di garanzia. Quindi se una banca va fuori business è perché si vuole che vada fuori business. Questo è un discorso diverso. Domande? Walter, ci sei ancora? Forse Sì, ci sono ancora. Walter è occupato. Ah. Ecco, sentito, no? Quello che ho detto, sì. Vabbè, Sì, va e bene. condivido. Allora, dunque, vediamo un po'. Ecco, quindi, bene, grazie. Allora, avete altre domande in chiusura? Ciao Duilio, ciao Marco, scusate se non vi ho... Ciao Erika, scusate se non vi ho salutato, ma tanto ho ricordato diverse volte che non dovrei salutare nessuno. A livello professionale. Comunque io me ne frego, saluto tutti. Allora, ho tradotto questo librino fondamentale, cui vi dicevo, no? Che parla di un'azienda molto importante che oggi comunemente è chiamata la Bayer, sapete la Bayer, no? Prodotto farmaceutico tedesca. E questo libricino l'ho finito di tradurlo ieri, sono circa 70 pagine. Farò degli interventi con l'amico Ubaldo Croce, che è molto sensibile all'argomento, quindi mi concede tutto lo spazio che voglio, ha detto. E quindi leggerò magari un paio di capitoli a intervento e poi naturalmente, come sempre, farò dei commenti, delle integrazioni con gli altri libri che sto leggendo. Se quel librino lì è vero anche solo al 50%, tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale va riscritta. Perché la Germania non ha perso la guerra, l'ha vinta. O perlomeno una parte dell'industria tedesca ha vinto la guerra, non l'ha persa, ha perso i tedeschi. Vabbè, allora io mi fermo qui. Commenti, domande, chiusura? Ah, ricordo che oggi scade. Prego. Prego, Marco. Volevo fare una domanda al dottor Manca. Diciamo, in linea teorica, se uno volesse andare in Germania per acquistare oro
cash. È possibile farlo? Eccomi qua. Allora, è possibile farlo? Assolutamente sì, nel senso che accettano tutto quanto, ma anche la Germania adesso, come l'Italia già da tempo, deve sottostare ad alcune regole per quanto riguarda l'antiriciclaggio, per cui cosa che anche Aovesta ha dato la disponibilità, ma ha avvisato, ha detto se uno vuole andare lì con 100.000 euro in contanti e fare l'acquisto, per Aovesta il problema non si pone perché va con il cliente in banca e in banca viene identificato il cliente da parte della banca e tutto quanto. Ovviamente è in quella fase che al 99% dei casi sarà la banca a fare una segnalazione di operazione sospetta per il, chiamiamolo, turista italiano che va lì con i contanti. Quindi, di fatto, se teoricamente possibile, di fatto è assolutamente sconsigliabile. Non so se era se ho capito bene la domanda e quindi ho dato la risposta. Sì, è quella. Ok. Allora, vedo che fra tutti quanti quello che manca è il dottor Max, che Allora, probabilmente. aspettiamo 2 secondi a vedere se ri si ricollega il dottor Max un attimo, magari, e poi. Eventualmente, se volevi aggiungere qualcosa, intanto, Walter. No, beh, direi che in linea di massima oggi il mio intervento è stato, Eccolo. forse ha tolto troppo spazio al dottor Max, che mi ha mandato in questo momento un Sì, ci sono, messaggio. Walter. Ah, ci sei, Walter. perfetto. Sì, ha ripreso. Ok, Ok. per cui Prego. lascio la parola a Max. Ok, bene, io ho perso gli ultimi 2 o 3 minuti, ci sono altre domande? Va bene, benissimo. Allora no, stavo dicendo che ricordo che oggi è anche l'ultimo giorno del mese, 30, e con oggi chiudo il discorso delle prenotazioni per la vacanza investigativa del piano B e piano C. Il prossimo anno, ora vedo se parto magari subito a ottobre o il prossimo anno, comunque dovrò ridisegnare un attimino tutto il discorso e quindi c'è cioè oggi, se uno vuole prenotare, le condizioni esistenti può prenotare oggi e poi venire quando vuole, diciamo così, anche il prossimo anno, intanto sarò qui, non è quello un problema. Però altrimenti se no devo cambiare un attimino. Diciamo non tanto appunto neanche forse il discorso finanziario, ma le modalità di accesso, diciamo così, posso dire questo. Va bene, allora se non ci sono altre domande io saluto tutti, auguro un buon fine settimana, ricordo l'appuntamento appunto di venerdì per la Tanzania e Zanzibar alla solita ora alle 19 e il sabato alle 9 di mattina. Buon fine settimana a tutti e grazie. Ciao. Grazie a Grazie, tutti, ciao. ciao, buon Anche weekend. da parte mia, buon weekend Ciao a tutti. Ciao Walter. Stefano, ciao. Ciao Walter, buon weekend. Buon weekend a tutti.